Un ulteriore finanziamento di 4 milioni di euro proveniente dal MEF, il Ministero delle Economie e delle Finanze, è stato aggiudicato alla città di Fano per la realizzazione di ulteriori scogliere nel tratto di Metauriglia e Torrette. Ad annunciare la notizia il vice sindaco Cristian Fanesi e il primo cittadino Massimo Seri durante un incontro con gli operatori. I lavori vedranno la realizzazione di 7 nuovi setti di scogliere che si andranno ad aggiungere ai precedenti 6 già conclusi, per un totale di 13 blocchi sul mare. 4 milioni di euro per terminare le scogliere di Metauriglia. Questi 4 milioni di euro che abbiamo ottenuto appunto grazie alla progettualità del Comune di Fano si aggiungono agli altri 4 milioni di euro che abbiamo ottenuto recentemente dal PNRR per appunto fare le scogliere a Metauriglia, e così con 8 milioni di euro riusciremo a realizzare tutte le scogliere di Metauriglia fino all'Hotel Playa dal lavoro che abbiamo iniziato qualche anno fa. È una notizia molto importante per gli operatori turistici, per i frequentatori di spiagge libere, per l'abitato di Metauriglia che così vede coperta interamente la propria spiaggia. Siamo molto contenti, un ottimo lavoro fatto dal Comune di Fano in sinergia con gli operatori che parte da lontano. Alla fine Metauriglia avrà circa 2,5 chilometri di scogliere nuove che copriranno appunto la propria costa. Ci abbiamo lavorato, abbiamo puntato a farlo, siamo riusciti. Oggi è una bella notizia per Fano e per Metauriglia in particolare. La data di partenza dei lavori è prevista per gennaio del prossimo anno, con una durata di circa 12 mesi, salvo condizioni meteo avverse marine. Beh, un altro grande bel risultato: il tempo è galantuomo, quando si lavora bene, si ha una strategia e i risultati arrivano. Se torniamo indietro al 2014, quando ci siamo insediati, ricordo problematiche che riguardavano da Sassonia, problematiche che riguardavano quest'area di erosione della costa, e si è partiti con dei progetti importanti. Oggi possiamo dire che quei progetti hanno un risultato concreto e non solo parziale. Con questo ulteriore finanziamento il progetto nel suo insieme complessivo di tutta l'area di Metauriglia fino a Torrette viene risolto. L'opera dovrà essere realizzata entro la fine del 2024, quindi veramente possiamo dire che in questa città abbiamo dato una risposta importante, concreta, direi anche professionale, con capacità anche di reperire risorse attraverso tanti strumenti. Ma a monte c'è stata una strategia lungimirante che oggi vede raccogliere i propri frutti.